Ormai tutti conosciamo Barry. Sì, questo poliziotto in carne, evitiamo il body shaming, grazie. Bene, saprete che tutti quanti scappano da lui terrorizzati da lui e dalle sue scoregge che a volte ti rischiano di far morire d'asfissia. Oggi mi sono chiesto, tutti scappano da lui, ok? E allora perché non essere noi quelli da cui scappano? Infatti ragazzi, facendo questo possiamo diventare noi una guardia. E quindi signori, eccomi qui sotto le vesti del nostro fantastico Barry. Sì, io ragazzi d'ora in poi sono Barry. Guarda, l'impiegato del mese, mettici lì il mio nome. Aspetta, guarda. Siamo gli impiegati del mese. Vabbè, adesso a parte gli scherzi ragazzi, qua abbiamo tutti quelli che possiamo sembrare, ok? Fatemi tornare Barry per favore, che questo è tutto storto. Perché non mi fa giocare in prima persona? Porco mondo. Comunque devo controllare che ci sia qualcuno all'interno del bagno. Perché qua ci sta qualcuno, vediamo un po'. Aspettiamo qua qualcuno, ragazzi. Ci passa Barry? Non ci passa. Ragazzi, Barry non ci passa da sto buco. Ma com'è possibile, Barry? Oh sì, questa è una cosa che volevo fare assolutamente. Buongiorno signor. Ma non c'è nessuno oggi, scusatemi. Non ci sta proprio nessuno. No, qua c'è qualcuno ragazzi, devo assolutamente muovermi. Anzi, allora, la mia prima vittima. Intanto pegati sta scoreggia infame. Turbo! Non dà il turbo, no eh. Ah vabbè, guarda, io non sono qui bro, sto guardando dall'altra parte. Oh no, sto guardando dall'altra parte. Sì. Non so. Sono qui davanti a voi. No. Vieni, guarda, sono un NPC. Ah, no. Sai cosa ti dico? Me ne vado. E pegati sta scoreggia infame. Le gusta la meringa. Corri. Prendilo, Barry. Oh, ma tagliata la strada ed eccolo qua. E finalmente Refit sul tubo è l'impiegato del mese. Tra l'altro ragazzi, guardate quanto è bella la mia skin che balla, fantastica. Vi giuro che dal prossimo video mi metto anch'io qua una bellissima mascherina da sci perché ci sta. Anyway, andiamo al bagno perché adesso qualcuno arriva al bagno ragazzi. Mamma mia, adesso arrivano al bagno. Vabbè, però un po' meno di puzza per favore, mi scusi. Salve principesse. Ragazzi, posso dirvi che comunque è la cosa più lenta del mondo? Ma porca miseria, ma che puzza! Ecco fatto. Oh, che cacchio, un po' più di puzza ci voleva, sinceramente. Comunque, fatemi un attimo tornare alle celle dei prigionieri, ragazzi, perché mi sembra che qua ci sia qualcuno. Oh sì, non ha capito il bro non ha capito, mi sa. Il bro non ha proprio capito come si gioca. Il bro mi ha totalmente fregato. Ciao bello. Vieni. Vabbè niente, allora stai lì dai. Bentornati ragazzi. Allora ho fatto un giretto e posso ammettere che questo caspita di giretto non ha molto funzionato. Però il bro lì è caduto. Ma il bro lì ragazzi è qua da mezz'ora. Porca miseria. Intanto Barry non ha bisogno di bibite sinceramente. Ecco qua, ciao bello. Sei mio. Presi ben in due ragazzi. Però sta cosa che ogni volta prendo qualcuno e respawno alle celle non mi va bene come cosa, ok? Comunque, anyway. Lui ragazzi mi sembra molto confuso, ve lo dico, lui mi sembra molto confuso. Nonché mi sembra uno che lagga abbastanza, onestamente. Ciao amico. Sei mio anche tu, Costi, a seconda volta che ti prendo, per favore, bro. Non mi far perdere la pazienza, grazie. Ragazzi, per l'ornitorinco comunque, vabbè dai, Costi, stavolta lo lascio passare, ragazzi. Sennò, cioè, mi dispiace per lui poi a un certo punto. Non mi do... Oh, attenzione. Salve miei cari. Cosa volete? Vieni, bro. Ma corri. Preso anche te, bro. E mo torno alle celle. Però attenzione ragazzi, adesso volo al bagno perché secondo me adesso c'è qualcuno raga al bagno, Per me c'è qualcuno, adesso lo intercettiamo di brutto ragazzi. Lo prendo chiunque sia. Ciao Costi. Costi. Ormai ragazzi, Costi poverino. Mi dispiace per Costi ragazzi. Io sono il più forte raga, sono il più forte, cioè nulla da dire d'altro. Guarda, abbiamo Giuseppe Dami che è preso pure lui ragazzi, ma ormai li sto divorando. Mi dispiace, siete presi dal mio enorme grasso. Cioè proprio perché io ho grasso poroso ragazzi e li inglobo, mi piace inglobarli. Mi sa che qualcuno qua è passato. Infatti io corro di nuovo al bagno ragazzi, ma perché adesso li ribecchiamo al bagno, ma per forza. Ormai conosco a puntino la mappa boys. Ormai la conosco a puntino. Infatti guardate, io mi nascondo qua e se qualcuno arriva. 5 minutes later. Non ti far vedere. Ti ho detto non ti far vedere. Signori miei, c'è qualcuno qua da qualche parte? C'è nessuno. No, non c'è nessuno. Vabbè, torniamo alle cellule, ragazzi, e ci riandiamo là. Però stavolta vi voglio rincorrere con lei. Voglio essere lei, ragazzi. Ah!
Svegna la lipsi, papà. Sono una vecchietta che vi viene a prendere, signor. Ma Giuseppe, ma tu mi puoi cadere addosso? Ma Giuseppe, porca miseria, ragazzi. Quasi mi dispiace per lui, eh. È stato preso da una nonnetta così, però non fa. Oh, la ragazza. Ehi, vieni qua, fanciulla, vieni qua. Velocemente teletrasporto al bagno, ragazzi. Ci sta un ragazzo che stava arrivando qua, eh. Ma lo sentite quel rumore? Tipo le pantofole che fanno quack, quack. Ma non devi dormire, zia. Va bene che c'hai 85.000 anni, però non mi serve il caso di dormire. Vabbè, che okay, non riesce a respirarla, ragazza. Dategli qualcosa per respirare, dategli una bombola d'ossigeno, sta qua. Oh, raga, folle. No, comunque, a parte tutti gli scherzi, ragazzi. Ok. Vabbè, Rakabak, cioè, bro, io non voglio sempre prendere te, però ti ho preso, mi dispiace. Corro al bagno, ragazzi, la ragazza mi sa che è passata per il bagno. Comunque, popolo maschile, io non ve lo voglio dire, però l'unica che per adesso è riuscita a passare è una ragazza. Poi non vi lamentate, è Bubu 7, no, non c'è nessuno. Vediamo un po' se c'è qualcuno al dungeon, raga, perché stanno tutti nella prigione e nessuno riesce a superarmi. Cioè, va bene che sono fantastico, fortissimo e tutte le cose, però veramente non ci sta nessuno ai telefoni. Prima di andare a prendere di nuovo comunque i ragazzi che ci stanno cercando di scappare, io vorrei andare qua perché c'è questo coso, ragazzi, che può sembrare una cosa strana, ma effettivamente la è e non so che cosa sia. Quindi ci vado. No, ragazzi, ma non posso. Che cos'è sta cosa? Che cos'è sta cosa? Nonna, ma sto muccolo, pulisciti il naso. Comunque, ragazzi, ammetto che ho sbagliato, ho cambiato gioco, quindi abbiamo dovuto riniziare. Non c'è più il mio nome sull'impiegato del mese. No, ragazzi, è un colpo. È un duro colpo per me, perché onestamente non posso sopravvivere. Tra l'altro, cioè, non era difficile capire che ti avrei palesemente preso. Ma eccomi qua di nuovo a ballucchiare con la mia fantasmagorica skin. Andiamo un attimo al bagno, ragazzi. Onestamente vi posso dire una cosa: pensavo la gente su sto gioco fosse un attimino un po' più forte, perché purtroppo la gente la riusciamo a prendere solamente all'inizio. Comunque io tornerei un attimo all'inizio, ragazzi, perché volevo un attimo capire quanta gente effettivamente c'è in questa partita, perché prima, se non l'avete notato, non c'era molta gente. Però buongiorno, signorina. Lei si permette di fare questa cosa? Venite qua, venite qua, luridi plebei, venite. Poi non avete aperto ragazzi, non avete aperto ragazzi, non avete aperto la botola. La signorina ha aperto la botola. Vai, bagno, vai, bagno. Vai. Ciao, bella. Sì. No, no, ma porco mondo, ragazzi. Non è possibile, mi è scappata la ragazza. Mi è scappata, non va per niente bene. Ce n'è un altro. Ma perché tu non sei vestito da prigioniero, amico mio? Spiegamelo. Ma perché la gente mi despona davanti? Cioè, bro, Camilla, vieni, bro, vai, sì. Sì, che è tuo il salto. Bravissimo. E il mio fratello. Ha fatto la skill, fra. No. Let's go. Secondo catturato, ragazzi. Tra poco io andrei anche al dungeon, onestamente. Anzi, voglio andare al dungeon, perché per me la ragazza, se è abbastanza brava e veloce, ormai dovrebbe arrivare. Da un momento all'altro dovrebbe essere qui la signorina. E io la vado anche molto volentieri a prendere. Salve, principessa. Sì, venga. Io la sto aspettando. Oh, via. Ho fatto quittare una ragazza. No, mi dispiace un pochino. Dai, non dovevo farmi vedere, porco mondo. Qua nessuno è ancora arrivato qua. Io sono così di andare a vedere se il mio fratello proprio nel cuore è ancora qua alla prigione del ciel. Io un po' mi triggero, perché guarda te, sono tutti all'inizio. Vieni qua, presa. Ciao Roblox 009 Love, bro, mi dispiace. Il ref purtroppo oggi è la guardia migliore del mondo e nonché l'impiegato del mese. Sottolineiamo che sono l'impiegato del mese, per favore. È una cosa che vorrei proprio sottolineare. Non hai capito che non puoi passare da qua. You cannot do this, dude. Signori, io vi dico una cosa, sinceramente, per me il video può terminare qua. Ci siamo molto divertiti, sinceramente. Non mi aspettavo fosse così divertente. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina. Noi ci becchiamo al prossimo con la vostra visione, è tutto. Bella regà.